A Chieti, una stanza dedicata all'ascolto protetto delle vittime di violenze e abusi. È stata inaugurata all'interno della caserma Spinucci. Si chiama Una stanza tutta per sé. Il progetto ha lo scopo di sostenere le donne nel delicato momento della denuncia di violenze e abusi alle forze dell'ordine e nel percorso verso il rispetto e la dignità della persona. Un ambiente protetto e dedicato che permette un approccio meno traumatico con gli investigatori e di trasmettere una sensazione di accoglienza della persona e di attenzione per le sofferenze subite. Al taglio del nastro hanno presenziato il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, il vescovo Bruno Forte, che ha benedetto la sala, il sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marica Ponziani, e il questore Aurelio Montaruli, che si è espresso così. Abbiamo inaugurato questo spazio finalizzato alla gestione di situazioni di disagio che noi riscontriamo da parte di donne vittime di violenza oppure anche da parte di minori in situazioni di degrado che anche loro subiscono in quel momento violenze di tipo fisico e psicologico. È un ambiente che è stato realizzato da un architetto con la consulenza di figure specializzate, c'è un arredamento, ma anche la stessa tinta delle pareti che ricrea un ambiente caloroso per far sentire a proprio agio sia le donne che i bambini. Tutto questo lo dobbiamo grazie all'associazione Soroptimist di Chieti, che avvalendosi di un'impresa che a titolo gratuito ha effettuato questi lavori, ci ha regalato questo spazio che noi chiamiamo stanza rosa oppure una stanza per sé.